Prima domenica del mese di novembre per il calcio dilettantistico, che mette in archivio un'altra giornata caratterizzata da alcuni risultati a sorpresa. In Serie D torna a successo il desenzano di mister Tacchinardi, vincente in extremis e in 10 uomini per 2-1 ai danni del Ponte San Pietro. In vetta frena Lumezzane, che non va oltre l'1-1 sul campo della Varesina, ma si mantiene comunque a più 3 sull'Arconatese. Risorge dalle sue stesse ceneri invece il Breno, che grazie al 4-0 inferto alla Caronnese incamera la sua prima vittoria in campionato. Dobbiamo metterla via il più velocemente possibile, perché se siamo in questa posizione di classifica è solo causa nostra, e quindi bisogna ricominciare da questa partita e continuare a lavorare come i ragazzi hanno sempre fatto. Abbiamo giocato, a mio modo di vedere, con la squadra meno attrezzata del girone, che ci supera ancora in classifica di un punto, perché se non sbaglio ne hanno 7 e noi 6. Questo vuol dire che dobbiamo metterci ancora più convinzione per andare a riprenderci la posizione che ci meritiamo in questo campionato, per dimostrare che valiamo questa categoria. Nel posticipo di eccellenza il Darfur Boario, non senza qualche polemica, cade per 3-1 in casa del Cazzago Bornato, mentre il CAST Brescia si aggiudica per 3-2 il derby contro il Cilliverghe grazie ad una monumentale prestazione dell'ex portiere del Breno Marco Serrio. In prima categoria fa ripuntati sul derby tra Pianico e Piancamuno con verdetto a sorpresa, a trionfare peraltro con un netto 3-0 i galletti di Giovanni Peter Maggioni, trascinati dal superbo Eurogol siglato in avvio dal capitano Matteo Poiatti. Risultato che sicuramente ci fa sorridere, è stata una partita difficile. Abbiamo iniziato benissimo con questo Eurogol del nostro capitano, e poi loro hanno fatto sicuramente sotto l'aspetto del gioco qualcosina in più di noi, nel senso che hanno fatto girare bene palla, ci hanno messo in difficoltà, ma ne sono stati bravissimi a chiuderci, a ripartire, e abbiamo trovato ancora i due gol. Nel secondo tempo ci hanno schiacciato, ci siamo difesi, in un paio di situazioni è stato bravo il portiere che era l'esordio, e niente, credo che alla fine, per quello che si è visto nei 90 minuti, sia giusto così. Pesante KO invece per il Sovere, vittima di un vero e proprio blackout e messo al tappeto per 4-0 dall'Atletico Villongo, mentre nel girone F altro successo per l'Orsesio, che si impone per 3-1 al De Rossi contro lo Sporting Brescia. Chiudiamo con la seconda, le Denesi ne rivedi 3 punti grazie al 3-0 inflitto alla Pontogliese, prosegue infine il periodo buio del biennio, KO a Polosco per 4-1.